Se può interessare la finale terzo posto di in Italia ha vinto se le giudicate Renate, quindi Renate in Italia. Ciao Elia! È arrivato in terzo. Ci siamo? Ci sono le squadre per la staffetta d'acqua bagno? Ci sono le squadre? Sì, sì, scusa. Tu devi giocare? Sì. Sì. Le squadre che devono giocare adesso. Perfetto. Adesso mettiamo insieme le regole così poi entriamo con questione.
Allora, vediamo il percorso tutti assieme. Se volete seguirci, vediamo il percorso tutti assieme. Quindi primo fa da lì, se arrivo arriva la porta da destra, perché me la porta rossa e me fa pinta, arriva la porta da destra. Il dosso non può andare, da lì solo dove ci sono. No, credo che non ha capito. Eli! Ciao mamma! Giocano su due sconti, c'è quella sull'erba. Anzi, se cade uno di noi si fa un uomo, lui si fa male. Questo è sempre per il gioco dell'acqua, per il gioco delle spugne, se ci sono e se ci sono se le possono vedere qua. Stiamo aspettando questo il sepolo, se ci dite se ci sono o meno. Vedo un soggetto per prima che dice no, per di prima. Yeah.
se volete far giocare qualcuno vostro dei presenti. Allora, questo centro ci dice che non è una squadra come loro non giocano, quindi diciamo non parteciperanno a questa competizione. Ascoltate le regole, Antonella ci sta spiegando come funziona. Quindi facciamo una bella processione, una bella sfilata tutti assieme. Quindi, primo giocatore dalla partenza arriva con la sua bella spugna in testa, che può tenere anche con le mani, arriva qui al primo ostacolo che troviamo. Molto passa la spugna al secondo concorrente, che la prende in mano e la porta probabilmente all'altro ostacolo che troviamo sul percorso. Sul secondo ostacolo c'è il terzo giocatore che riceve la spugna qui la d'acqua, la porta fino alla transenna blu, gira attorno alla transenna blu, ritorna sul costato e ne passa il quarto concorrente, fino all'ostacolo di partenza, e lo passerà al quinto concorrente che arriverà poi all'arrivo o alla fine. È tutto chiaro, eh? Tre spugne, quindi tre giri. Sì? Sì. Prima la preoccupazione prima perché si va
ma il primo è quello che si è beccato prima. Fabri! Ha vinto! Scusate, ma che ordine facciamo? Ora io parto. Quante ne sai, Leo? Eli! Eli, vieni qua! Allora, Felice Gornate, abbiamo fatto un'estrazione, diciamo Gornate sarà il primo partecipante, tra l'altro sono già sul campo di gara, quindi diciamo che va bene così. Se ti prendo ma fate da sole? Chi è il primo componente di Gornate? Forse no. Tu sei il primo? No. Manca il primo componente di Gornate. Arriva. Ah, ok. Certo, assolutamente. Potete anche testare il campo di gara per vedere, come dire, il grip dell'erba, perfetto. Assaggiare anche l'erba per vedere, perfetto. Thank you.
Sei fermo. Un attimo che devo stare zero per ora. Perfetto. Sei pronta? Possiamo andare in via? Andiamo in via, 3, 2, 1, via! Ecco il primo cambio, è andato. Intanto il primo concorrente può tornare a prendere l'altra spugna. La prima spugna è arrivata a metà percorso. Tornando la prima spugna, nel frattempo parte la seconda spugna, sta arrivando anche un aiuto dal cielo probabilmente, infatti se piove non vale perché le spugne si risultano, infatti. Allora la prima spugna è arrivata a destinazione, vediamo quanta acqua c'è, tantissima acqua, complimenti. Mentre la seconda sta per tornare, la seconda spugna che sta arrivando. Sta arrivando la terza spugna, l'ultimo concorrente. Ecco l'ultimo concorrente che porta la terza spugna. Vediamo quanta acqua c'è, tantissima ancora, tantissima acqua. Fino all'ultimo. Bravissima. Non vale quella delle magliette però, quella delle magliette non vale. Il primo giro è andato, complimenti. Allora, la seconda squadra è quella di Venegono. Sì.
Meredono può raggiungerci o può disporsi sul campo di gara e così iniziamo. Non vorremmo avvantaggiare nessuno poi con l'acqua che arriva dal cielo, quindi facciamo in fretta. Le regole sono chiare, sì? Ok, sono tre spugne, sono tre giri, la puoi inzuppare e al via poi te la metti in testa. Seconda base di Oliveira, chi va in seconda base? Possiamo partire, siete pronte? Pronti, pronte, perfetto, grazie. Allora, siamo pronti? 3, 2, 1, via! Seconda spugna, bellissima, è partita anche la terza spugna, fate entrare la terza spugna, la prossima squadra è la piatta, vi dico già che la prossima squadra è la piatta, sta per arrivare l'ultima spugna, strizzata, tiro della prova, complimenti, adesso andiamo alla misurazione. Thank you.
Le vacanze? Te le risolviamo noi. Le file ai caselli? Te le facciamo saltare noi. Le rette del canone? Per il primo anno te le regaliamo noi. E le spese dei pedaggi? Te le posticipiamo noi. Paghi ogni 3 mesi. Le migliori soluzioni di mobilità te le dà solo Teletas. Oltre 30 servizi a disposizione. E se diventi cliente entro il 15 luglio, hai il 20% di cashback sui pedaggi estivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta soggetta a limitazioni e accettazioni. Regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su Teletas.com. Buona estate con Teletas. Per le vibrazioni, ho perso anche la cronometrista, me la sta arrivando. Siamo quasi pronti alla partenza. Siete pronti? Siamo belle cariche d'acqua, rispondi, eh? Aspetta un po'. Sei pronto? Vediamo via? 3, 2, 1, via! Prima partita, la prima spuglia. Diciamo che c'era abbastanza acqua nella spuglia, vista la maglietta, dietro c'era la acqua nella spuglia. Bravo, questa raggiungente. Ancora più per meglio, la spugna, un po' lo giro di bella. Seconda concorrente deve portare la seconda spugna, e quindi... Sì. Ok, ci siamo. Sta arrivando la prima spugna. Ecco la prima spugna che arriva.
solo che l'ultimo concorrente è un po' più fortunato, perché la maglietta la vedo un po' più asciutta, eh. Strizza, perfetto, mettila dentro. Intanto la seconda spugna sta girando, giro quasi già di qua la seconda spugna. Quasi per tornare la seconda spugna, non comprendete adesso che partire se vuole. Sopra la testa. Ecco la seconda spugna che poi divide il giro, l'ultimo concorrente. Ricordo che non è una prova di velocità ma di abilità, quindi non fare uscire l'acqua dalla spugna, solitarità, l'acqua portata conta al punto. Viene svuotata la seconda spugna. Non c'è più. Questa è l'ultima spugna, sì. L'ultima spugna per Atlate. Attenzione, non farla cadere, perché se cade la spugna non succede. Ah, tutto bene a cogliere, quindi se la perdete l'acqua e si svuota. Ecco, l'ultima spugna, il tempo viene preso al momento dello spruzzamento finale. Strizza che ce n'è di acqua. Strizza. Ok, finita anche la prova di Atlante, bravissimi! Allora, adesso tocca alle nate. Tanto misurerà con l'acqua. Lei è un po' di dritta però, dai, tu bravissimo, così, ti vado così. Spostati le spugne che così si montano. Diciamoglielo. Ah, naturalmente se non apre non arriva prima per rispondere. A parte questo, i concorrenti saranno attivati. Do Fits Italy! Se vincono se perdono otto, vincono se perdono otto. Vittici nucleare, Maneskin, Calcutta, Only, Icy Sub-Zero, Dash, Tedua. Ci siamo? Ci siamo? Possiamo partire, vedo? Ok. Aspetta. Allora, ti do io 3, 2, 1, non si ricordi del cronometro. 3, 2, 1, via! Dai un po' di tifo per le nate, dai! Dai, Leo! Ecco la seconda frazionista. Corri,
Sta per arrivare la prima spugna. Bravissimo, strizza, tanto c'è tempo, strizza. Fino alla fine. Bravissimo, dai Leo. Terza spugna, di partenza. Leo ha finito la prova. Sta per arrivare la seconda spugna. Strizza. Bravissimo. Arrivando l'ultima spugna, dai, questa strizza la fine alla fine, piano che perdi acqua, strizza, tanto il piccolo chiudiamo quando non c'è più acqua, ok, fine, grazie, bravissimi quelli di Lonate, non si può strizzare la spugna. Allora, adesso è la volta di Locate che vedo già sul tappeto di gara. Manca la persona che deve partire. Eccolo. Tanto non c'è fretta, vai tranquillo. Volevi farti la doccia prima per... no. Così, volevi bagnarti la maglietta prima, così eri già a posto. Vuoi strizzarti, cioè fai gestirti le spugne come vuoi, riempire le d'acqua, fai quello che vuoi. Ehi! Allora siamo pronti, stiamo per partire. 3, 1, via! Dai, bravissimi concorrenti di Locate, complimenti, la prima spugna è andata. Ricordo la seconda frazionista che finché non arriva al suo punto di partenza non si può partire dall'inizio, quindi il primo frazionista non può partire, ma quando lei arriva alla sua linea può ripartire. Bravissima, di corsa, adesso che deve partire. Tanto per tornare la prima spugna, mentre la seconda è già partita. Ecco il corso delle spugne di strada, tempismo perfetto. L'ultimo frazionista sta per ricevere la spugna. Ecco la prima spugna di Locate che arriva. Per strizzarla tutto il tempo che desideri. Puoi partire con la terza spugna, l'ultima spugna per Locate. Terza spugna scambiata. Dai Manuel! Dai che non ha bagnato! Sta arrivando la seconda spugna per Locate. Gara che se dopo non si esce l'acqua.
L'acqua del cappello non parla, lo dico una scala. L'acqua del cappello è una scala. Ecco anche la spugna. Questo abbiamo fatto apposta a fare il cielo così, sono animato così per non farvi scaldare troppo. È arrivata anche l'ultima spugna. Dici tu quando sei a posto che prendiamo il tempo e prendiamo il tempo. Perfetto, grazie, grazie. Ah, grazie, grazie. Ok, un applauso a tutti i concorrenti che hanno voluto bagnarsi in questa prova. Adesso a breve facciamo le ultime misurazioni, poi vi diamo la classifica finale. Grazie a tutti. Allora, vi ricordo che riprenderemo poi con palla avvelenata fra una quarantina di minuti, quindi se volete approfittare per mangiarvi un panino, per bervi qualcosa, questo è il momento giusto. Io ringrazio tutti e poi vi farò sapere i risultati finali. Grazie. Scusate, non è palla prigioniera ma palla avvelenata. Poi qualcuno è palla avvelenata, non è palla prigioniera. Allora, è palla prigioniera, non è palla avvelenata. Infatti ho bisogno di bere, il problema è quello che è tutto il giorno che parlo e non ho bevuto niente. Adesso voglio uno che mi spiega la differenza tra palla avvelenata e palla prigioniera. Perché io quando ero bambino mi facevano giocare... E adesso vi dico, allora, sesto posto Castelsepro, perché non ha partecipato al gioco e quindi a tavolino, diciamo, è stata messa come sesto posto. Al quinto posto abbiamo Venerone, che si classifica al quinto posto. Quarto posto per Abbiate. Al terzo posto Lunate, quindi poi troviamo Leo e gli possiamo fare una penitenza che avevamo detto. E quindi se la giocano Gornate e Locate, il primo posto è di Locate! Quindi Gornate secondi. Complimenti, bravissimi! Allora facciamo una pausa di una mezz'oretta, come dicevo prima. Se volete bervi una birra, quello che farò io adesso sicuramente, se volete mangiare qualcosa, bervi un cocktail e ci rivediamo tra una mezz'oretta e 40 minuti per palla prigioniera o over 16 mista. Grazie. Vi dico in questo momento che a pallavolo femminile per il mini palio ha vinto Lonate, quindi un applauso alle ragazze di Lonate, complimenti, grandissime.